Allora, grazie, buongiorno. Sono Mauro De Maria del Comitato Acqua Pubblica e parlo a nome del Comitato Acqua e delle altre associazioni che hanno, si sono impegnate in questa iniziativa di raccolta firme per una dei proposti di livello di iniziativa popolare. Non sto a elencarle tutte, ma le trovate nella documentazione allegata. Come è stato detto dal Presidente, abbiamo raccolto 2.000 firme. E su questo tema, in sintesi, riguarda la siccità e lo spreco idrico. Può sembrare paradossale che dopo settimane in cui siamo afflitti da pioggia quasi quotidiana si parli di siccità, ma in realtà ci sono due fattori. Uno che è meno importante, ma che comunque è opportuno illustrare, è che quando è partita questa iniziativa, cioè un anno fa, la situazione era molto diversa. Venivamo da parecchi mesi di assenza di precipitazioni e si paventava anche qui a Torino un razionamento di qualche natura dell'acqua. Siamo poi stati salvati da una tarda primavera piovosa e quindi il problema è stato accantonato. Ma questo direi che è l'aspetto meno importante. Quello più che invece è il cuore, non è il motivo per cui abbiamo portato avanti questa iniziativa, è che siamo di fronte a quello che, faccio riferimento a un articolo che è comparso sulla stampa la scorsa settimana a firma del professor Tozzi: non dobbiamo confondere il meteo e il clima, perché le indicazioni climatiche, ahimè, sono tutt'altro che rassicuranti. Cioè, ci si, per questo appunto, non dice solo il professor Tozzi, è la pluralità della comunità scientifica che ormai da tempo purtroppo non sempre ascoltata come dovrebbe, ci avverte che ci si prospetta un futuro in cui, a causa del riscaldamento globale, a causa dei cambiamenti climatici che ne conseguono, avremo una disponibilità sempre più limitata della risorsa acqua. Quindi acqua come bene sempre più prezioso. Questo poi mi soffermerò a quest'ultimo punto che toccherò, incide anche sulla percezione che tutti abbiamo di questa situazione. Di fronte a un contesto di questo tipo ci preoccupa quelli che sono i dati sulla dispersione idrica nel nostro territorio. Dati ufficiali di SMAT ci dicono che oltre un terzo dell'acqua che passa nelle condutture viene dispersa. Siamo intorno al 34%, in valori assoluti stiamo parlando di oltre 100 milioni di metri cubi di acqua, che credo corrispondano 6 volte la Rio Grande di Avigliana. Ecco, di fronte. Sì. Ok. Di fronte a un contesto di questo tipo, noi crediamo che un compito fondamentale del Comune di Torino, nella sua qualità di socio di maggioranza di SMAT, il quale detiene quasi 2/3 delle quote, debba dare degli indirizzi precisi al gestore per intervenire con investimenti forti, mirati, proprio per andare a sanare una situazione che è comunque preoccupante. È vero, si potrà dire in altre zone d'Italia le percentuali di perdita sono molto maggiori, è vero, ma è anche vero che la media della comunità europea è del 23%, e poi, senza andare tanto lontano, a Milano, quindi la nostra città di riferimento, molte volte le perdite sono, adesso non ricordato preciso, ma inferiore al 20%. Quindi questo dato è di per sé indicatore di una situazione di obsolescenza di una percentuale rilevante delle condutture. Noi adesso non sappiamo come sono questi dati, ovviamente li ha SMAT, ma se ci sono perdite di queste entità, evidentemente c'è un problema di condutture da riparare. E quindi il punto direi fondamentale che dobbiamo sollevare è quello di indicazioni precise di investimento per un rinnovamento delle condutture. Nel documento unico di programmazione che il Comune ha stilato viene fatto un vago riferimento, no, al contenimento, indicazioni che vengono date a SMAT, un vago riferimento al contenimento delle perdite. Crediamo appunto che proprio questo riferimento sia vago e che invece ci sia la necessità, proprio per quello che dicevo prima, proprio per un contesto che ci si prospetta, che è tutt'altro che incoraggiante, che le indicazioni vadano in una direzione ben precisa. Oltre al tema dell'investimento nel rinnovo delle condutture,
tema che riteniamo importante è quello delle aree di salvaguardia, che sono quelle zone dalle quali vengono fatti i prelievi dell'acqua e che normativa regionale vuole che siano ben identificate e delimitate. Questo perché? Perché le zone di prelievo devono tutelarci che l'acqua che viene immessa nelle condutture sia esente da sostanze inquinanti. Ci risulta che siamo ancora molto indietro nell'attuazione, nel completamento della definizione delle aree di salvaguardia, e questo aspetto riteniamo che sia particolarmente importante in questa fase, perché come sappiamo è venuta dal ribaltamento, non ne parliamo nella delibera perché all'epoca il tema non era ancora emerso, ma come sapete tutti in questi mesi c'è stata questa indagine di Greenpeace che ha portato alla luce il fatto che le acque dell'intero territorio piemontese sono inquinate da PFAS, che sono queste sostanze inquinanti cancerogene ed eterne, come vengono definite, perché una volta che inquinano l'acqua e il terreno non se ne vanno più via. Non è certo un fenomeno solo piemontese, è un fenomeno italiano, un fenomeno europeo e mondiale, ma anche se le quantità che sono state rilevate sono di entità non elevata e dentro i limiti che vengono fissati dalla legge italiana, questo non è motivo di tranquillità, perché la quota, la soglia di tranquillità è zero. Su questo forse lo sapete, ma sono in corso iniziative anche a livello europeo per la messa al bando di queste sostanze, e non voglio diffondermi più di tanto perché se ne sta, per fortuna si comincia a parlarne, ma diciamo che riusciamo a collegare questo aspetto di attualità stringente a questo punto della nostra delibera che riguarda la tutela la messa a tutela delle aree di salvaguardia. Un altro punto, questo più di indirizzo, ma che riteniamo importante perché dà anche il senso di una sensibilità verso quello che è il cambiamento climatico, è il riferimento che abbiamo fatto alla legge sul ripristino degli ambiti naturali, che come sapete è stata approvata dal Parlamento europeo. Purtroppo è stata messa in uno stato di sospensione dalla decisione di alcuni governi, tra i quali purtroppo anche il nostro, recentemente, e in questa normativa, tra i tanti ambiti toccati, c'era un aspetto che riguardava proprio i corsi d'acqua si prevede la rimozione dal corso dei fiumi, dello scelto, dei torrenti, di tutti quegli ostacoli, che barriere, dighe, che impediscono il naturale deflusso dell'acqua e impediscono quindi anche una ricarica corretta della falda nel territorio circostante. Tra l'altro, in questo aspetto qui ho recuperato una intervista di Piemonte Parchi, che come sapete è organo ufficiale della Regione Piemonte, in cui un'intervista dello scorso dicembre fatta al professor Fenoglio, che è uno dei principali esperti che vedo in Italia di quanto riguarda appunto la situazione dei fiumi, viene proprio detto questo, cioè uno degli aspetti importanti per contrastare il cambiamento climatico è proprio quello di liberare i fiumi da barriere ed ostacoli. Quindi questo è un punto che ovviamente negli ambiti di competenza del comune e del gestore noi riteniamo sia importante, perché appunto c'è una normativa europea che noi ci auguriamo che prima o poi entri in vigore, e perché dà un segno anche di sensibilità, di un cambiamento anche di prospettiva sulla gestione del territorio. Ancora un punto voglio trattare, ed è quello del, non ne ho fatto cenno prima, ed è quello della cultura dell'acqua. Appunto, probabilmente non c'è ancora la percezione di la situazione alla quale ci troviamo di fronte, no? Probabilmente, come lo dico, faccio riferimento all'esordio, dice ma sta piovendo, che problema c'è? E purtroppo i problemi ci sono, quindi un'operazione di sensibilizzazione e di formazione culturale a tutti i livelli noi crediamo che
sia un compito del comune e di Smart, che è il suo braccio operativo. E quindi nel DUP viene effettivamente fatto questa volta un riferimento all'attività nelle scuole per formare, no, le giovani generazioni per comprendere l'importanza della risorsa acqua. Noi crediamo si debba fare qualcosa di più, che è quello di un'operazione di sensibilizzazione a livello più diffuso su tutta la cittadinanza, e ci permettiamo di suggerire che potrebbe essere la predisposizione di un vademecum con dei punti di attenzione da inviare insieme alle bollette, no? A tutti gli utenti, in cui si diano delle precise indicazioni per il risparmio della risorsa, tutti quei piccoli accorgimenti che sono necessari per appunto utilizzare l'acqua con un grammo salis, e proprio in una prospettiva di avere una risorsa che sarà sempre più limitata nel prossimo futuro. Noi abbiamo predisposto un vademecum che è a disposizione, per se avete voglia di dargli un'occhiata. Ovviamente non deve essere necessariamente quello, ma riteniamo che un intervento di questo tipo sarebbe di scarso costo, ma di impatto significativo. Ovviamente nulla preclude che ci siano anche altre attività che si possono mettere in campo in quest'ambito. Ho finito, passerei la parola a Gambatta. Ma la passo magari io la parola. Chiedo scusa, non sono nuovo di questi processi.